Il principe e la principessa di Galles hanno mantenuto un programma fitto di appuntamenti da quando hanno assunto i loro nuovi titoli, comprese le visite in Irlanda del Nord e BBC Radio 1. Ora, un esperto di linguaggio del corpo ha valutato i mutevoli modi di fare della coppia durante gli impegni pubblici. L'ex agente di polizia, Darren Stanton, ha affermato che il suo precedente lavoro gli ha dato le capacità di cui aveva bisogno per essere bravo a leggere il linguaggio del corpo. Fino ai minimi dettagli. Il signor Stanton ha analizzato il linguaggio del corpo della coppia reale dal loro recente fidanzamento a Swansea rispetto a uno dei loro primi appuntamenti congiunti ad Anglesey. Secondo l'esperta di linguaggio del corpo, Kate e William sono cresciuti e sviluppati in sicurezza e non sono più uniti all'anca. Durante una recente visita in Irlanda del Nord, la principessa del Galles ha avuto un incontro con un membro della folla che ha stretto la mano di Kate e ha detto: "Piacere di conoscerti, ma sarebbe meglio se fosse nel tuo paese." Nonostante l'incontro imbarazzante, la principessa era più che attrezzata su come gestire la situazione con grazia mentre sorrideva e si spostava verso altri membri della folla ansiosi. Dopo essere stata un membro ufficiale della famiglia reale dal suo matrimonio con William nel 2011. Kate ha acquisito fiducia nel suo ruolo e ha adattato il proprio metodo per affrontare gli impegni pubblici. Darren ha parlato a nome di Betfair Bingo e ha dichiarato: "Nel decennio in cui Kate ha partecipato a eventi ufficiali con William non ha sempre trasudato i livelli di fiducia che ha ora. È molto cresciuta e si è trasformata in se stessa e in un membro significativo della famiglia reale." Stand